Raffaella, siamo arrivati al giorno di Natale, 25 dicembre, e siamo, lo faccio vedere qua davanti al palazzo della provincia e città metropolitana, perché questa è stata la provincia, oggi è città metropolitana. Il giorno di Natale siete qua? Natale compromesso, mi sento di iniziare con questa battuta. Sì, per noi è il nono giorno di occupazione, abbiamo preso la decisione questa sera di sospendere un attimo fino al 28, perché il 28 dovremmo avere il testo definitivo del mille proroghe. Tutti ci hanno rassicurato, per tutti intendo parlamentari, sindacati, amministratori locali soprattutto, che sono gli unici di cui ci fidiamo. Ci hanno rassicurato sul fatto che il mille proroghe conterrà la norma che permetterà il nostro rinnovo. A questo punto anche noi siamo moderatamente ottimisti, ma non ci fermiamo qui ovviamente, perché in questi giorni abbiamo vissuto tutto il contrario di tutto, per cui siamo qua pronti a rimobilitarci il 28 qualora il testo non dovesse contenere la proroga, anche se mi auguro che questa sia solo una precauzione. Allora, io intanto voglio far vedere i ragazzi, perché Raffaella non è da sola. I ragazzi che sono naturalmente provati da 9 giorni di occupazione. La cosa incredibile in questa vicenda è che il decreto mille proroghe è passato, ma nessuno sa cosa c'è scritto dentro. A quanto pare sì. Allora, il testo dovrebbe essere disponibile, si spera, il 28. Noi ci auspichiamo che la proroga sia inserita, altrimenti ci rimobiliteremo. Per il momento non abbiamo avuto conferme ufficiali, rassicurazioni molte, e ci fidiamo di queste rassicurazioni. Però diciamo, la conferma ufficiale non c'è, per cui noi nel concreto stiamo ancora aspettando, fondamentalmente, di vedere cosa c'è scritto. Ecco, io voglio parlare con una mamma, perché dentro questo palazzo, che oggi assume quasi connotati, sembra quasi una prigione, no? Con queste sbarre chiuse, tu dentro hai tua figlia. Le mie figlie. Le tue figlie. Sì, le mie gemelline. Che hai portato qui, è venuto anche tuo marito, no? Sì, sono dentro con mio marito. Noi abbiamo fatto ovviamente non abbiamo dormito qua, perché sarebbe impossibile farlo, ma questa mattina appena... Ecco, i tuoi gemellini quanti anni hanno? Hanno 15 mesi. Quindi piccolissimi. Sì, l'anno scorso hanno fatto la loro prima occupazione a 3 mesi, perché l'anno scorso ero qui. E stamattina siamo venuti immediatamente, ci siamo preparati, siamo venuti qua con le bambine, e perché questa lotta è anche per loro, ovviamente, soprattutto per loro. Io l'ho fatta veramente con il cuore a casa e il corpo qui, insomma, è stata dura, non le ho viste per tante ore. Io non sono una mamma da poco, sono abituata a stare con loro tutto il giorno, a parte quando vado a lavorare, e è stato molto difficile, veramente molto difficile separarmi da loro per così tanto tempo. Poi tornavo a casa a dormire, ma stavo qui tutto il giorno. Però lo fai, cosa fai? Cioè, pensi, domani mattina posso rimanere senza lavoro, come e il mio compagno è anche lui precario. Cosa fai? Non lo fai? Lo fai. Stefano, voglio chiudere con te. Cosa ti rimane di questo Natale? Un po' di anche rammarico per il fatto che comunque non ha molto senso dover fare queste azioni ogni anno per ottenere una cosa che dovrebbe essere garantita dalla nostra Costituzione. L'Italia è una repubblica fondata sul lavoro. È difficile crederlo, visto quello che siamo costretti a fare. La speranza nostra e la fiducia che abbiamo nei nostri amministratori, perché noi siamo qua e dobbiamo ricordarlo, siamo funzionari pubblici, noi siamo qui a offrire servizi al pubblico e noi ci fidiamo molto del nostro ente. Il nostro ente ci ha rassicurato, ci ha detto che certamente nel mille proroghe c'è questa proroga, e noi ci crediamo, anzi hanno rincarato la dose, noi stiamo già pensando, ci hanno detto, alla stabilizzazione, noi ci crediamo. Tant'è vero, abbiamo lasciato le brandine e invitiamo tutti i giornali, tutti quanti, a venire il 28 a vedere che stiamo sbaraccando e stiamo andando.